Buonasera, bentornati in un'altra puntata di Spazio Notizia, questa sera dedicata al sesso sicuro. Qui con me Marco Aggeri di PharmaUniti. È Buonasera. partita, buonasera Marco, benvenuto. Grazie. È partita una campagna, parte oggi e dura fino al 30 di luglio, che si chiama Non ci sperare, hashtag Non ci Non ci sperare. sperare. È Parliamone. un'iniziativa, sì, che parte in tutte le nostre farmacie. PharmaUniti è una società cooperativa di farmacie, raccoglie farmacie su Piemonte, Liguria e Val d'Aosta. Questa iniziativa l'abbiamo progettata perché sia un percorso che parte oggi per parlare di sesso sicuro ai giovani. Questo sarà il materiale che sarà presente in farmacia, il libretto informativo e poi la locandina che troverete appesa nelle nostre farmacie. Vogliamo parlare di sesso perché? Perché si parla tantissimo di sesso. Però purtroppo c'è tanta disinformazione, Sai che invece secondo me se ne parla anche malinformazione. troppo poco. Dipende sempre come ne parliamo. Esatto, forse se ne parla tanto nel modo Nel modo sbagliato, sbagliato. si parla tanto come un qualcosa che comunque sicuramente è bello, facile, gradevole, però sicuramente ha dei rischi. Ha tutta una serie di rischi, noi oggi parliamo solo di quello, come dire, prettamente sanitario, prettamente biologico, ammettiamo, quindi non andiamo a ragionare su tutto ciò che poi è la sfera emotiva, emozionale del sesso. Ha dei grandi rischi, rischi che sono aumentati molto negli anni, paradossalmente quando in realtà si dovevano ridurre queste incidenze di tante patologie che vanno da patologie che pensavamo dimenticate, non so, tipo come la sifilide, comunque è di nuovo presente sul territorio, gonorrea, clamidia trachomatis, i condilomi, tutta una serie di patologie che sono esplose di nuovo perché le persone, tutti quanti noi, in definitiva, ci siamo fatti, come dire, ingannare dal fatto che sono curabili. E quindi i sintomi li puoi controllare, puoi ritornare magari a avere una vita sessualmente attiva, ma sai, può essere contagioso. Parliamo di infezioni vere e proprie, in sostanza, Assolutamente. sessualmente trasmissibili, perché poi Assolutamente. questo è il concetto. Non Ovvero che. esiste solo l'HIV, di cui comunque secondo me si continua a parlare di nuovo troppo poco, ma esistono tutta una serie di Certo, malattie. sono sessualmente trasmissibili perché si trasmettono attraverso un atto sessuale. Quindi attraverso proprio quello che è il contatto tra le mucose dei genitali, contatto comunque sempre traumatico, quindi comunque c'è uno scambio di liquidi corporei, secrezioni, sangue stesso, e quindi è inevitabile che comunque ci sia un contagio. E basta un solo rapporto di qualsiasi tipo, sia orale, anale, vaginale, assolutamente. E questo purtroppo tante volte non è compreso, perché tante volte uno non immagina che un solo rapporto sia già più che sufficiente poi per innescare magari una serie di eventi poi a catena. E l'HIV è esempio paradigmatico. Negli anni 80 appunto se ne parlava come l'epidemia del secolo, Sì, anni no? 80, anni 90, forse Quello ancora, che doveva ma. essere veramente, come dire, la grande sciabola che avrebbe falciato vite, no, nella nostra società, per fortuna così non è stato, per fortuna. Mi ricordo quella pubblicità con l'alone Sì, coronavirus che viola. ci ha accompagnato per tanti, poi chiaramente la morte anche di tanti personaggi Certo. famosi, penso a Freddie Mercury, quindi insomma Insomma. chiaramente eventi che comunque colpivano Certo. molto il pubblico. Poi per fortuna sono arrivate le terapie sempre più mirate, terapie che quindi hanno permesso di curare la malattia, non di guarire, però di curarla, quindi ormai ci sono soggetti cronici, ovviamente cronici, che convivono con l'HIV e questo ha fatto ovviamente cadere la tensione e l'attenzione. Poi ci sono, tante volte forse si confonde anche il rischio di gravidanza indesiderata con le malattie sessualmente trasmissibili, che sono due cose totalmente diverse. Cioè, sicuramente l'uso della pillola o dei sistemi intrauterini è una garanzia per evitare gravidanze indesiderate, ma non mi esclude assolutamente le malattie sessualmente trasmissibili. Anzi, ovviamente mi dà una falsa sicurezza e mi induce chiaramente a avere un comportamento sessuale a rischio. Qui noi chiaramente non stiamo a dare dei giudizi o a fare questioni di morale o meno, noi siamo, insomma, per fortuna, almeno questo è già complicato fare il mestiere, almeno questo non dobbiamo farlo, quindi noi si dà un'informazione, poi ogni persona fa le sue valutazioni. Ma infatti non importa che sia un partner, tanti partner, cioè quello poi è una scelta Assolutamente, cioè, entriamo poi personale, nella vita quello di che ciascuno, succede nella tua sfera privata, ma per però fortuna.
Già, tanto stiamo già molto a parlare in farmacia, almeno esatto. Su questo non stiamo a tediare nessuno. Quindi il tema sarà quello di parlare per chi vuole, ne parliamo a banco, possiamo dare informazioni, altrimenti si può ritirare semplicemente il nostro leaflet. E parlare anche del preservativo, questo tanto noto ma anche merito sconosciuto, no? Che cerchiamo sempre di camuffare, è una cosa che tutti quanti ci ridiamo, ci scherziamo, ma poi tutti quanti hanno trovato, insomma, un po' impacciante utilizzarlo, perché poi in definitiva è sempre vissuto come un momento estraneo al rapporto di coppia, come un qualcosa che si infila in mezzo in un momento in cui in realtà vorresti fare altro. Sono diversi tipi ormai, devo dirlo, tanti tipi allora. Di preservativi, anche per chi fosse addirittura allergico o provasse fastidio con il latte, cioè ci sono quelli no latex. Perfetto. Quindi insomma c'è una scelta veramente allora, ampia. La scelta è ampia, chiaramente poi, come dire, chiaramente poi l'industria e il marketing si sbizzarrisce a creare, no, claim, a creare confezioni accattivanti. L'elemento comunque base è sempre quello di avere quindi uno strumento che fa da barriera, può essere più o meno sottile, può essere più o meno lubrificato, dicendo, può anche non essere in lattice, perché niente, c'è questo problema, quindi si può usare e si deve diventare un elemento, come dire, di routine, che chiaramente non si deve avere imbarazzo, e quindi insomma se uno vuole può anche chiederci un campione omaggio, ne abbiamo anche dei campioni omaggio, può essere anche, come dire, lo spunto anche per prendere in mano, semplicemente aprirlo, vedere come è effettivamente fatto e vincere questa, come dire, piccola ritrosia che poi alla fine o anche magari ci blocca. Chi è un pochettino più vecchiotto ricordarsi come. Ma assolutamente, ma quello ne parleremo ancora, anche che insomma comunque ovviamente la vita sessuale per fortuna si è allungata, non esiste più, come dire, la seconda o terza età, siamo alla quarta età, giustamente ovviamente le persone hanno uno stile di vita ancora attivo, quindi anche sessualmente attivo, non è, certo. E a maggior ragione conviene usarlo anche quando si è nella terza o quarta età. Si fa ancora fatica a parlare di sesso? Si fa fatica perché appunto ovviamente afferisce sempre un'area della nostra mente che ovviamente crea un po' di imbarazzo, sicuramente certe volte c'è un po' di imbarazzo da parte maschile, ovviamente, di parlarne, o comunque il maschio ovviamente ha qualche, come dire, è un po' più superficiale, anche tante volte ha dei sintomi che non li avverte, tante mattine nel caso del maschio sono asintomatiche. La banale candida, sì. Classica, ormai vabbè, è noto, però era classico il caso dell'infezione ping pong, ovvero lo sintomo lo avvertiva la femmina si curava, dopo un po' era di nuovo. Sì, perché il maschio non sentiva nessun sintomo, sì, niente, quindi di nuovo lo trasmetteva, quindi si chiama un'infezione ping pong, quindi adesso bisogna trattare entrambi i partner. Quindi questo chiaramente è uno spunto anche questo per noi maschietti, per prendere consapevolezza di certi rischi che certi possiamo, problemi che possono insorgere. Senti Marco, siamo in chiusura, io ricorderei ancora una volta quello di cui abbiamo parlato oggi, che è appunto questa campagna che parte oggi il 16 di luglio e continuerà in oltre 1200 farmacie, Pharma Uniti, fino al 30 di luglio, una campagna che hashtag non ci sperare, siete anche su Facebook ovviamente. Siamo anche su Facebook e per trovare la farmacia Pharma Uniti più vicina c'è il nostro sito www.farmoniti.it, lì si può cercare la farmacia più vicina. Io ringrazio Marco Aggeri di Pharma Uniti per essere stato qui con noi questa sera. A questo punto non mi resta davvero che ricordarvelo, non ci sperare, fallo con chi vuoi, fallo come vuoi, ma fallo protetto. Grazie per averci seguito.